Faccia un po' di luce, professore. Siamo in diretta di nuovo qua dal Forlanini. Diamo ancora un'occhiata prima di lasciarci con Giuseppe. Tutto buio. Aspetta. Sentiamo il rumore del fiume, del Tanaro. Vedo dell'acqua qua. Ecco. Qui. Come siamo qua? E qui è grigia. È cresciuto. È cresciuto, è qua. È qua. Aspetta un attimo. Aspetta un secondo. Aspetta. Dov'è il fiume? Venga avanti un pezzo, professore. Eravamo andati di qua. Abbiamo bisogno di luce, professore. Non vedo niente. Abbiamo anche il nostro amico Giulio. Possiamo andare avanti? Ecco. Due torce. Ecco, faccia chiaro di qua. Aspetta un attimo che arrivo. Ecco, illumini bene così, però poi mi sembra già un po' più... È già venuto su? No. Stiamo andando sul punto dove prima eravamo con Giuseppe. Andiamo a controllare il livello del fiume. Ecco qua. È un po'... Mi sembra leggermente sceso, o no? No, è uguale. Più o meno è stabile. È uguale, è uguale. Ecco qua, vedete là come scorre. Ecco, lui dice, Giuseppe dice che scorrendo così veloce significa che il Po tira ancora e quindi riceve. Guardate, sempre lì. Ecco qua. Non vada tanto avanti, occhio a cadere. Vedi? Sì, sì, si vede bene. Riesce a vedere? Sì, sì. Ecco qua. Speriamo bene, va? Siamo un po' preoccupati per Giuseppe che vuole passare la notte qui. Adesso lo convinciamo ad andare via. Perché non ci sembra tanto, non ci sembra una serata adatta, anche perché abbiamo notizie, poi chissà se è vere, che qualcosa sta succedendo nel Cuneese. Sì, ma non vogliamo procurare allarme perché sono voci incontrollate. Voci. Per cui... Non so, aspettiamo le notizie ufficiali. Certo, certo. No, infatti, quelle della protezione del civile e quelli che arrivano dal nostro sindaco Cutica, che sono le notizie più ufficiali. Ecco, certo. E della prefettura. Della prefettura, ok. Va bene. Andiamo, allora, ritorniamo indietro. Gira, se giri io saluto, un saluto a noi, a voi. Ciao Alessandria, buona fortuna Alessandria. Ce n'è proprio di bisogno. Arrivederci.